Una è Piacenza, che ancora deve conoscersi e fatica a trovare sincronia tra i reparti. L'altra, il Trapani, neo arrivato in Lega Pro, che invece sa giocare a memoria un calcio frizzante. In questa differenza sta la meritata vittoria dei siciliani al Garilli nel debutto stagionale casalingo del Piacenza. Al nono è il Piacenza, che dalla prima scossa alla gara con Guerra per Volpe, la cui conclusione è respinta dalla difesa siciliana. E da questo momento sarà invece il Trapani a gestire l'intero primo tempo. Al diciottesimo abate dalla tre quarti Scodello un bel pallone che va a finire sulla parte superiore della traversa e la formazione granata viene fermata di nuovo dalla traversa al 32esimo sulla punizione di Ficarotta da 35 metri. Passa un minuto e Abate da pochi passi dallo specchio della porta si mangia un gol che sembrava fatto. Il gol però è nell'aria. Per la squadra di Boscaglia arriva puntuale al 34esimo con un capolavoro di Barraco da 35 metri. Nel secondo tempo non cambia la musica nonostante timidi tentativi del Piacenza, che al sesto viene ancora salvato dal palo sull'incursione di Abate. La gara è di fatto finita e al 46esimo Barraco potrebbe infierire sui biancorossi, ma di mezzo ancora una volta c'è il palo.